C'è un roboante titolo sul sequestro di un missile di questo ipotetico arsenale neonazista che praticamente constava di un gruppo che possedeva questo materiale di propaganda e armi. Ecco, questo è il missile. Allora, pensate, chiaramente non l'avranno fermato a un posto di blocco, perché un missile così non è che si mette sul baule. Ma la cosa che a me mi incuriosisce un po' è che questo missile è un missile proveniente dal Qatar ed è aria-aria, cioè per le conoscenze balistiche che ho io, un missile quando è aria-aria vuol dire che si può sparare da un aereo verso un altro aereo. Allora, ditemi che se ne fa uno in cantina. Poi badate, moschetti della guerra e 20 baionette. Quindi qui si passa allo squilibrio totale, perché si passa da un missile che è un armamento estremamente sofisticato e moderno alla baionetta. Allora la mia domanda è questa: io ho paura che dietro a certe scoperte ci sia molto polverone, però dico alle autorità, state attenti, perché quando c'è questa gente in giro, è vero, avete trovato un missile, baionetti, moschetti della guerra, ma secondo me hanno anche qualche catapulta. Cercate per capire se hanno le catapulte. Se trovate i massoni, i massi grossi, i massoni, capito? Dietro ogni massone c'è sempre una catapulta, ricordatelo.